Rising. Bene ragazzi, eccoci arrivati a un altro unboxing di un gioco che molti aspettavano, un po' tutti aspettavamo e che finalmente è arrivato. Premetto che recentemente questa cosa dei nuovi giochi si è un po' persa, nel senso, io mi ricordo quando ero più piccolo, no? Quando usciva un gioco nuovo, magari di una saga che a me piaceva, tipo Final Fantasy, eravamo tutti contenti, indipendentemente dalla qualità poi del gioco stesso. Eravamo contenti perché usciva il capitolo nuovo, il gioco nuovo della nostra saga preferita. E con il passare degli anni questa cosa si è un po' persa, perché fondamentalmente il videogiocatore medio adesso è diventato un fottuto bastardo. Un fottuto bastardo perché ogni volta che esce qualcosa di nuovo, sia famoso sia non famoso, viene completamente criticato. Direi che il videogiocatore oggi è prevenuto. Sì, dici, sì, il nuovo capitolo di Metal Gear, sì, bello di qua, l'ho visto il trailer, ho visto le tre, mi sembra fico, e bla 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 bla, però poi quando arriviamo al momento che esce, ma non lo so, di qua io me lo aspettavo diverso, non è all'altezza, che va bene per giochi orribili tipo Diablo 3. Questo fa sì che fare l'unboxing di un gioco come Rising fondamentalmente lo si fa con un po' di entusiasmo in meno, per via di questo preconcetto che comunque sia, non è come una volta che bello, è uscito un nuovo Final Fantasy e via, si giocava, ci si divertiva in ogni caso, eccetera. E sì, diciamo, non che non avesse difetti, ma tu non che fosse presenti i difetti, perché potrei fare mille video su Final Fantasy e dire quanti difetti abbia. Ma bando alle ciance, andiamo a vedere Rising. Olè! Eccolo qua! Metal Gear Rising Limited Edition. Bella, eh? E questa Limited Edition non è l'edizione europea, ma è l'edizione americana. Vi chiederete perché? Per il semplice motivo che i distributori dell'edizione europea e nella fattispecie dell'edizione italiana hanno, secondo me, avuto un po' carta bianca nel decidere cosa ci fosse e non ci fosse all'interno della Limited Edition Rising. Questo che cosa ha portato? Ha portato al fatto che esistono numerose Limited Edition di Metal Gear che cambiano a seconda della nazione dove la andiamo a comprare. È un discorso diverso da quello fatto per la Limited Edition di Zone of the Enders. La Limited Edition di Zone of the Enders, infatti, è soltanto una. È uguale in tutte le parti del mondo. La differenza è che non si può comprare in tutte le parti del mondo, perché per esempio, come ho già detto nel mio video precedente di unboxing della Limited Zone of the Enders, la mia Limited Zone of the Enders l'ho comprata in America, perché in Europa, nella fattispecie in Italia, non si trovava, non veniva venduta e non sono riuscito a farmela spedire da altre parti d'Europa come il Regno Unito. Quindi cosa ha di diverso l'edizione statunitense rispetto a quella europea della Limited Edition di Metal Gear Rising? Fondamentalmente, al di là della confezione, credo che sia diversa, nella Limited Edition europea il contenuto corposo extra in più che viene dato
al giocatore è un action figure di Raiden. Ho sentito anche di Gray Fox, penso che rimanga sempre da tipo di limite. E un codice da usare su PlayStation Network per sbloccare l'armatura bianca di Raiden. Nell'edizione statunitense, invece, al posto dell'action figures viene data una lampada. Prima di procedere al nostro unboxing, sarebbe meglio spendere due parole su cos'è Metal Gear Rising. Potrei fare la stessa identica introduzione che feci all'epoca per Zone of the Enders. Metal Gear Rising è fondamentalmente un gioco di cucina. Cosa vuol dire, quindi? Vuol dire Kojima è un grande sceneggiatore, un grande regista. Secondo me dovrebbe finire a far film che produrre videogiochi, perché verrebbe una figata. E quindi tutti i suoi giochi hanno questo, diciamo, difetto. Sono molto belli a vedersi, hanno una trama che si fa seguire ed è molto avvincente, ma peccano nel reparto di gameplay, sostanzialmente. Io ripeto, chiunque abbia giocato a Metal Gear sa di cosa sto parlando, soprattutto Metal Gear Solid 4. Metal Gear Solid 4, un gioco che ha più filmati che gameplay, e comunque le sezioni di gameplay non erano granché. Cosa bisogna aspettarsi a Metal Gear Rising? Fondamentalmente la soluzione a questo problema. Soluzione che viene dalla scelta dello sviluppatore del gioco, perché il gioco è di Kojima, ovvero supervisione, trama, idea creativa, personaggi, eccetera, eccetera. Lo sviluppatore del gioco non è Kojima né Konami, è la Platinum Games. La Platinum Games ha fatto una decina di giochi nella sua vita, anche di meno, ma sicuramente tutti se la ricorderanno per un gioco in particolare. Feel better now? Esatto, Bayonetta. Action molto criticato anche oggi per avere una protagonista abbastanza puttaneggiante e pieno di contrasti all'interno del gioco, di scene senza senso che spezzano un po' il ritmo del gioco. Io dico una cosa, Bayonetta può piacere o non piacere, ma la cosa che mi frega adesso è il fatto che Bayonetta qualitativamente sia un gran giocone, qualitativamente e tecnicamente. Fondamentalmente, quello che voglio dire è che Platinum Games, quando si tratta di fare action, fanno action fatti bene. Ora, prendiamo Platinum Games, mettiamoli insieme a Kojima, che li controlla, che decide lui quali personaggi avere, come devono essere questi personaggi, mettiamo insieme le due cose ed esce fuori Metal Gear Rising. Su queste premesse, il gioco sembra un giocone. Poi giocandolo vedremo se effettivamente sarà così. Una side note: il direttore di Metal Gear Rising, del reparto di produzione della Platinum Games, è Kenji Saito, che non è lo stesso di Bayonetta, ma non penso che sia un gran problema. L'unica cosa che spero è che non abbiano messo Raiden che accende carro armati usando dei dildi. Bene, è giunto il momento finalmente di fare quello per cui è nato questo video: aprire questa Limited Edition. Allora, la Limited intanto si presenta molto bene, almeno quella statunitense. Infatti, questo, diciamo, totem enorme che ha il pregio di occupare spazio verticalmente e non orizzontalmente. Quindi si presta bene anche a essere messa sopra, sicuramente non dentro uno scaffale, ma in cima a una libreria, anche al lato della scrivania, va benissimo.
Ora, cerchiamo di fare la cosa più difficile quando si tratta di aprire una limited edition. Capire come la scatola è stata costruita e come si faccia ad aprirla. Ci sono i sigilli. Prendiamo i sigilli. Dovremmo aver fatto. Prima di scoperchiare questo ben di Dio, leggiamo dietro che cosa troveremo all'interno della confezione. Or dunque, incluso in questa edizione limited, high frequency plasma lamp, la lampada di cui parlavo prima, che adesso vedremo effettivamente nel dettaglio com'è. Cellbox Collector's Case, il gioco viene dato nella confezione metallica. Metal Gear Rising Revengeance Official Soundtrack, ovvero la soundtrack dei miei coglioni, non gliene fregherà mai un cazzo a nessuno. E Metal Gear Rising Revengeance Game. Grazie. Cioè, che senso ha mettere il fatto che ci sia il gioco all'interno di una confezione dovrebbe essere scontato. Non vedo, incredibilmente, la presenza del famoso Artbook. Andiamo quindi a rivelare pian piano che cosa c'è qua dentro. Io pensavo si sfilasse dall'alto, invece no, si apre a lato ed ecco qua la prima cosa che vediamo. O la cosa più importante. Abbiamo infatti il gioco munito di codice a barre e quindi che può essere, volendo, ridato indietro a un GameStop o qualsiasi cosa. La cosa che mi ha colpito del gioco in sé vedendolo è che ha un ESRB rating di M e quindi per ragazzi da 18 anni in su. Io non capisco perché è stato lasciato questo rating, ma poi all'interno del gioco hanno cambiato i nemici trasformandoli da semplici umani in robot. Cosa implica questa cosa? Se voi vedete, vi ricercate il video delle tre prima primissima presentazione di Rising, vedrete che praticamente in Rising Raiden, in quel video, Raiden tagliava le persone spruzzando sangue ovunque. E nella demo di Revengeance che è uscita all'epoca di la Collector Edition di Zone of the Enders, gli esseri umani erano stati sostituiti da cyborg e quindi non spruzzavano più sangue. Pensavo che questa cosa fosse stata fatta per abbassare il gore del gioco, di conseguenza abbassare il rating e rendere il gioco, inserire il gioco all'interno di una fetta di mercato più ampia. Di persone anche di videogiocatori anche minorenni. Non capisco perché sia stata lasciata quest'idea dei robot al posto degli esseri umani e poi però l'ESRP sia rimasto questo. Va bene. Subito dopo ci prendiamo dalla confezione la Cell Box. La sorpresa di questa Cell Box è all'interno. Infatti abbiamo due slot, chiamiamoli così, per i CD. Per quale motivo? Perché ovviamente uno è per il gioco e l'altro è per la colonna sonora. E questa cosa mi è piaciuta perché anziché avere questa cazzo di colonna sonora che o vaga per caso o rimane dentro la collector, posso tranquillamente metterla all'interno della Cell Box insieme al gioco e quindi rimane bella ordinata nel mio scaffale di giochi. L'unica cosa che non capisco è questa.
porca puttana! Ma una volta che io ho levato il gioco da qua dentro e l'ho messo qua dentro, questo dove va? Cazzarola, ma non potevano mettere il gioco direttamente nella Stealth Box? Che senso ha? Dopo ci sono arrivato, semplicemente, visto che hanno voluto fare la Stealth Box iperfica, con solo il titolo del gioco, Raiden, Konami, dietro le cose fighelle, eccetera, eccetera, e c'è solo un copyright piccolissimo in basso. Se io mi presentassi al GameStop per rivendere il gioco con questa roba, non la prenderebbero mai. Allora, levo il gioco da qua dentro, lo metto qua dentro, conservo questo. Nel caso io volessi ridare il gioco indietro, venderlo, eccetera, eccetera, semplicemente lo ritrasferirei in questa confezione che è munita di tutto quello che serve. Continuiamo la nostra esplorazione della Limited Edition di Metal Gear Rising, togliendo la prima parte che contiene i cartoni che contiene i giochi e arriviamo direttamente alla lampada. Manuale di istruzioni. Abbastanza blando, ma più che altro si tratta di un warning. E la lampada in sé, invece, eccola qui. Ora, in tutta onesta sincerità, io non capisco come vada tolta. Bisogna staccare questo, che era la maniglia. Molto bella come cosa perché poi rimane la scatola senza la maniglia sopra, infatti. E si libera la lampada dalla sua prigione. Approfitto per farvi notare che anche il banale cartone che sta intorno alla scatola della lampada è comunque una cosa carina da tenere, da avere. Ed ecco qua il principale motivo per cui io ho comprato, spendendo la beltà di 200 euro, perché sono 150 più 50 di spese di spedizione, per questa limited edition. Ecco a voi ragazzi la lampada a katana di Metal Gear Rising. Devo dire che mi hanno stupito. Mi hanno stupito per un motivo. È grossa. Quando l'ho vista nelle varie foto che davano della Limited, eccetera, 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 effettivamente mi aspettavo, dico, vabbè, ma sarà la solita cazzatina così. Però, sti cazzi, la voglio vedere. Invece, mi hanno veramente stupito perché è effettivamente bella grossa. Pesa, non, è anche abbastanza stabile. Questo è vetro, piedini in gomma, veramente un bell'oggetto. Bene, e siamo dunque giunti alla fine anche di questo unboxing. Come sempre spero che l'abbiate trovato sia divertente, sia utile, soprattutto utile. Che dire, su questa limited edition di Metal Gear Rising? Da un voto da 0 a 10 io gli darei tranquillamente 8, almeno per quanto riguarda la mia, che è l'edizione americana.
8 perché innanzitutto la confessione è comunque fa la sua porca figura non è eccessivamente ingombrante, si presta bene ad essere posizionata almeno all'interno della mia camera. Poi, per quanto riguarda i contenuti, non c'è niente di eclatante. Non c'è un artbook, c'è la colonna sonora della quale non frego mai in casa a nessuno, però mi è piaciuta molto l'idea della doppia confessione con lo steelbox lasciato liscio, senza scritte, bello a vedersi, e la confessione normale di qualsiasi gioco PlayStation 3. Mi è piaciuto molto il fatto che anche il cartonato che copre la scatola della lampada possa poi essere effettivamente sfoggiato da qualche parte. Mi è piaciuta la lampada in sé, che aveva tutta l'idea di essere un oggettino microscopico, molto pacchiano, e invece si è rivelata qualcosa di inaspettato. Ben fatta, ben costruita, bella grande e soprattutto un'ottima alternativa alle ormai mille miliardi di action figures che vengono date in ogni limited edition di qualsiasi gioco da qualche anno a questa parte. Non vi ho potuto far vedere la lampada in funzione per un semplice motivo, ovvero che sono un coglione. Perché non avevo calcolato questo esattamente. Visto che la mia è l'edizione statunitense, ovviamente il trasformatore della lampada ha un attacco statunitense e quindi dovrò andare in un negozio di elettronica e mediare un adattatore. Bene, ragazzi, è tutto anche per questo video. Arrivederci al prossimo.